Per migliaia di ragazze e ragazzi, questi sono i giorni della maturità. Parliamo dunque della storia di questo esame e del perché è nato. L'esame di maturità fu introdotto nel 1923 a seguito della riforma della scuola voluta e ideata dal filosofo Giovanni Gentile. Si trattò di un'importante riforma della scuola che segnò profondamente il nostro ordinamento scolastico. Nella sua versione originale, l'esame di maturità prevedeva quattro prove scritte e una orale. Si teneva spesso fuori sede, in trasferta, perché le sedi deputate allo svolgimento dell'esame erano pochissime sul territorio nazionale. La commissione era esclusivamente esterna e in buona parte composta addirittura da professori universitari. La votazione non era unica, ma vi era un voto per ogni materia sostenuta ed erano previsti anche gli esami di riparazione a settembre. L'idea alla base della riforma, e in particolare alla base dell'esame di maturità, era quella di rendere la scuola più difficile, di limitare il più possibile l'accesso al liceo, garantendone la qualità ed evitando un abbassamento del livello generale. Ben prima dell'esame di maturità, gli studenti infatti si trovavano di fronte a una serie notevole di difficoltà. Per accedere al ginnasio era necessario un esame di ammissione e al primo anno di scuola vi erano già 8 ore di latino a settimana. Per accedere al liceo vi era poi un secondo esame composto da 4 prove scritte e 7 prove orali, per un totale di 18 ore durante le quali gli studenti, appena quindicenni, dovevano già mettere in luce una solida conoscenza delle letture classiche e moderne. Così, nell'anno scolastico 1924-25, con una popolazione nazionale che sfiorava i 40 milioni di abitanti, i candidati alla maturità furono appena 20.570, per un rapporto che si aggirava intorno ai 5 candidati ogni 10.000 abitanti. Per fare un confronto, ci basti pensare che nel 2005 i candidati alla maturità sono stati circa 485.000 e dunque il rapporto era salito a 82,6 candidati ogni 10.000 abitanti. Questo perché il liceo era concepito come una scuola di elite per le elite. Una scuola che richiedeva un sostegno morale tanto forte e costante da poter essere garantito esclusivamente dalle famiglie dell'alta borghesia e quindi difficilmente accessibile alle famiglie meno abbienti. Dai licei, infatti, doveva uscire la classe dirigente del futuro e per questa ragione era fondamentale una solida preparazione nelle materie classiche e più in generale nelle discipline umanistiche. A partire dal dopoguerra la riforma fu progressivamente modificata e per quanto l'impianto generale ricalchi ancora quello originario, la situazione è molto diversa. Certamente oggi l'idea di Gentile è inconcepibile anche solo per il fatto di essere stata voluta e varata da un regime totalitario. Certamente oggi si potrebbe pensare a una riforma profonda della scuola e dell'esame di maturità, volta al bene degli studenti e degli operatori del mondo della scuola e non legata a ragioni amministrative o burocratiche o peggio economiche o propagandistiche. Tuttavia, bisogna anche sottolineare che l'idea di fondo alla base della riforma Gentile, l'idea cioè che le classi dirigenti del futuro, anche se orientate verso studi scientifici, debbano crescere con una forte preparazione classica e umanistica, è un'idea ancora oggi di grande valore. Nata da un periodo storico in cui questo nesso infatti era più evidente, è importante oggi ricordare nella nostra società scientifica e tecnologica che questo presupposto ha ancora una validità e un'importanza enorme. E se non ne foste convinti, vi basterà controllare quante scienziate e scienziati italiani nel mondo, dopo aver frequentato il liceo classico, vincono ogni anno importanti finanziamenti o prestigiosi premi per la ricerca.